Allora, adesso andiamo a vedere in generale quali sono le proprietà di una misura. Scusate, chiudete un po' la porta perché siccome poi usano il bagno, no? Allora, andremo a vedere in generale quali sono le proprietà di una misura. Quindi la nostra scelta sarà di tenerci la configurazione generale che abbiamo esposto nella lezione precedente e di andare a vedere con quella configurazione quali devono essere le proprietà generali di una misura. Una misura qualunque. Allora, cominciamo a vedere, diciamo, proprietà elementari di una misura. Primo fatto, abbiamo uno spazio di misura, cioè uno spazio x, una sigma algebra sigma e una misura mu, con le proprietà descritte prima. Andiamo a vedere cosa possiamo dedurre subito. Una prima cosa che possiamo dedurre subito è che mu del vuoto è diverso da zero se e solo se mu del vuoto è uguale a più infinito. Vedremo poi dall'altra proprietà che questo significa che la misura di qualunque sottoinsieme, cioè qualunque elemento di sigma, fa più infinito. Quindi questo caso non lo vogliamo, perché si tratta di una misura che vale più infinito su tutti i possibili sottoinsiemi, su tutti i possibili elementi di sigma, scusate. Chiaro? Però è una misura banale, non serve a niente. Quindi noi considereremo d'ora in poi solo il caso che muta il vuoto dei papagalli. In probabilità l'evento, diciamo, impossibile, c'è probabilità zero, no? Probabilità, questo discorso non c'è, perché la probabilità è finita, è una misura finita. Ok. La dimostrazione di questo fatto è semplice. Il vuoto, se io prendo e con n uguale al vuoto per ogni n, ottengo che il vuoto è uguale all'unione per n che va da 1 all'infinito del vuoto, quindi mu del vuoto deve essere uguale alla somma per n che va da 1 all'infinito di mu del vuoto. Quindi gli unici due numeri che possono avere questa proprietà nell'insieme considerato sono 0 e infinito. Se ci metto più infinito, estendendo, diciamo, la nozione di serie, anche tanto qua sono tutti termini positivi, quindi se ci metto un solo più infinito, diciamo che la serie fa più infinito, no? Allora noi più infinito non lo vogliamo e quindi considereremo d'ora in poi solo il caso che muta il vuoto. Seconda proprietà: se e con 1 ed e con 2 sono elementi di sigma ed e con 1 intersecato e con 2 è uguale al vuoto, quindi sono due elementi disgiunti, allora mu di e con 1 unito e con 2 è uguale a mu di e con 1 più mu di e con 2.
unite il vuoto. Cioè mettiamo e con n per n maggiore di 2 uguale a vuoto. A questo punto io ottengo che la misura di e con 1 unito e con 2 deve fare la somma per n che va da 1 a infinito di mu di e con n, deve fare mu di e con 1 più mu di e con 2 più la somma per n che va da 3 a infinito di mu del vuoto. Ma siccome mu del vuoto fa 0, qua mi rimane mu di e con 1 più mu di e con 2. Ok? Quest'unione qua è disgiunta, insieme a 2 e 2 disgiunti. E con 1 e con 2 sono disgiunti per ipotesi, e gli altri sono disgiunti per costruzione, perché il vuoto è disgiunto da tutto. È chiaro? Più in generale, chiamiamola 2', se e con 1, e con 2, e con k è una famiglia finita, di elementi di sigma, quindi di insiemi misurabili, allora E uguale l'unione per n che va da 1 a k degli e con n è misurabile, e mu dell'unione per n che va da 1 a k degli e con n, scusate, devo aggiungere il fatto che e con i intersecato e con j sia uguale al vuoto quando i è diverso da j e i e j sono compresi tra 1 e k, mu di quest'unione è uguale alla somma per n che va da 1 a k della misura e con n. Cioè sarebbe a dire, se prendo, noi abbiamo detto, se prendo un'unione numerabile disgiunta, la misura dell'unione è la somma della serie delle misure. Se lo faccio con un numero finito, l'abbiamo fatto con 2, ma se lo faccio con 3, 4, 50 elementi, la misura dell'unione sarà uguale alla somma della serie delle misure, posto che gli insiemi siano 2 e 2 disgiunti? La risposta è sì. Come si vede, allo stesso modo, da k più 1 in poi mettete il vuoto e applicate la numerabile additività. Quindi è chiaro che la numerabile additività implica questa che si chiama finita additività. Quello che non è vero è il contrario. Io posso avere, per esempio, la misura di Peano Jordan unidimensionale che ha la finita additività. Se vi ricordate, l'abbiamo dimostrato, deriva dal fatto che l'integrale è la somma, la somma degli integrali, ma non ha la numerabile additività. Chiaro? Ok. Terza proprietà. Anzi, prima di vedere la terza proprietà, scusate se mi dilungo su questa seconda proprietà, ma
siccome questa è una cosa che può essere utile in pratica, continuo. 2 secondi. Stavolta prendiamo con 1 e con 2 insieme misurabili. E non suppongo che siano a 2 disgiunti. In questo caso però misura di e con 1 unito e con 2, pensate che sia la probabilità, a chi è uguale? Alla misura di e con 1? Completate voi. Più la misura di e con 2 meno la misura dell'intersezione. Chiaro? Perché l'intersezione quando viene contata 2 volte. Quindi se io faccio e con 1 meno e con 2, e con 2 meno e con 1, e poi prendo l'intersezione e faccio l'unione di questi 3, questa misura è la somma delle misure. E andando a fare i conti, vediamo subito questa proprietà. Se lo faccio con 3, allora devo fare la misura di e con 1 più la misura di e con 2 più la misura di e con 3, poi devo sottrarre quale intersezione? Cominciamo con quelle 2 a 2. Se non è chiaro, andate a prendere 3 insiemi nella configurazione generale. Allora andiamo a mettere una stanghetta per ogni zona che contiamo. Allora, quando io prendo la misura di e con 1, quali zone sto contando? Questa, diciamo, zone intendo contornate da una curva. Questa e questa. Quando prendo, allora questa è con 1, questa è con 2 e questa è con 3. Quando conto è con 2, conto questa zona, questa zona, questa zona, questa zona. Quando conto è con 3, conto questa zona, questa zona, questa zona e questa zona. Quindi questa l'ho contata una volta, ma queste le ho contate 2 volte e questa addirittura l'ho contata 3 volte perché appartiene a tutte e 3 insieme. Andiamo a togliere. Quando tolgo questa, sto togliendo la zona e con 1 intersecato e con 2, cioè questo vale qua. Quindi sto togliendo una di qua e una di qua. Poi e con 2 intersecato e con 3, sto togliendo questo vale qua, quindi sto togliendo una da qui e una da qui. E con 1 intersecato e con 3 sto togliendo questa zona qui, quindi sto togliendo questa e questa. Quindi come vedete ho aggiustato queste 3 zone, ma da questa che era contata 3 volte adesso viene contata 0 volte. Quindi mi basta riaggiungere questo e tutte queste zone sono state contate esattamente 1 volta sola. Ok? Più in generale, se io ho e con 1 e con 2 e con k, la misura dell'unione per n che va da 1 a k di e con n è uguale alla somma per n che va da 1 a k della misura di e con n meno la somma per m maggiore o uguale di 1 minore di n minore di k
nella misura di E con M intersecato E con M, qua stai facendo le intersezioni a 2 a 2. Poi dobbiamo fare le intersezioni a 3 a 3, quindi facciamo L minore di M minore di N compresi tra 1 e K, dobbiamo fare misure di E con N intersecato E con N intersecato E con N. Il segno ridiventa più, perché si parte col segno positivo, poi questo è negativo, poi questo è di nuovo positivo. Poi come si finisce? Si continua a considerare l'intersezione a 3 a 3, a 4 a 4, a 5 a 5. L'ultima sarà la misura di E con 1 intersecato E con 2 intersecato, quindi tutti intersecato E con K, cioè dobbiamo intersecarli tutti e K. Che segno deve avere questa? Questa deve avere segno meno 1 alla K meno 1. Vedete, perché quando è dispari deve avere segno più, se è pari porta il segno meno, K meno 1, K più 1. Okay? Quindi si vanno a considerare tutte le intersezioni, si vanno prima a considerare gli insiemi singoli, poi le intersezioni a 2 a 2, poi le intersezioni a 3 a 3, poi le intersezioni a 4 a 4. Questa cosa non la dimostriamo, se volete fate per esercizio, la dimostrate per intuizione. Per induzione. Ok? Più facile che fate la figura con quattro insiemi e capite che funziona, insomma, quel punto vi convincete che funzioni sempre. Una dimostrazione andrebbe fatta, penso. Volendo si può fare l'esercizio. Ok? L'ho voluta fare adesso perché comunque è una cosa che capita ogni tanto. Vari corsi di dover stimare, per esempio, la probabilità di un'unione di tre o più insiemi, e quindi vale la pena di scrivere come si fa. Ok, questo, ripeto, si chiama principio di inclusione esclusione. Allora, andiamo a vedere altre proprietà, che non abbiamo mica finito. Allora, andiamo a vedere la proprietà 3. Se E con 1 è contenuto in E con 2, chiaramente la misura di E con 1 è minore o uguale della misura di E con 2. Ovviamente possono essere uguali. Quando è che sono uguali? Se e solo se la misura della differenza è 1 meno 1 meno 1. Questo perché? La dimostrazione banale: E con 2 è uguale a E con 2 meno E con 1 unito E con 1. Fate attenzione, E con 1 ed E con 2 sono insiemi che stanno uno dentro l'altro. Quindi è chiaro che quando aggiungo ad E con 1 la differenza tra E con 2 ed E con 1, ottengo E con 2. Questo è vero sempre. Però
diciamo, il discorso è che questa unione qua è disgiunta, ok? No, in verità quella è sempre, scusate, questo non è vero sempre, perché se con uno non è contenuto in e con due, questa è e con un, unite con due, che coincide con e con due, perché con due contiene con due. Quindi quando vado a scrivere adesso la misura di e con due, questa è uguale alla misura di e con 1, essendo un'unione disgiunta, più la misura di e con 2 meno e con 1. Siccome questa qualunque misura è maggiore o uguale di 0, questa è più grande della misura di e con 1. Va bene? Otteniamo questo risultato. Quindi si dice che la misura, una misura positiva, è una funzione crescente di insieme. Cioè, io l'insieme è più grande, la misura è più grande. Questo è abbastanza intuitivo. Ok. Andiamo a vedere una proprietà. Proprietà 4, allora, per la proprietà 4 consideriamo e con n contenuto in sigma, poi supponiamo che e con n sia contenuto in e con n più 1 per ogni n appartenente. Quindi supponiamo che sia quella che si chiama una successione crescente di insieme. Allora e che è uguale all'unione di tutti gli e con n, chiaramente appartiene a sigma. In questo caso a volte si chiama anche il limite su n degli e con n, perché questa è come se fosse una successione monotona insieme. In questo caso la misura di e è uguale proprio al limite delle misure degli esponenti. Ok. La dimostrazione. Allora, e lo posso scrivere anche come e con 1 unito all'unione per n che va da 2 a più infinito di e con n più, e con n meno e con n meno 1. Ecco, forse mi sono dimenticato di scrivere da qualche parte, chiamiamola 3 bis, 3 primo, se e con 1 è contenuto in e con 2, allora la misura di e con 2 è uguale alla misura di e con 2 meno e con 1 più la misura. Questo l'avevamo già scritto, però è meglio ricordarci. Ok? Quindi quando un insieme è contenuto dentro un altro, la misura dell'insieme più grande è uguale alla misura dell'insieme più piccolo più la misura della differenza. Quello più grande meno quello più piccolo. Quindi
cosa, adesso applico la numerabile additività, cosa ottengo? Ottengo che la misura di E è uguale, qua applico la finita additività e qua dentro applico la numerabile additività, quindi qua la misura di E con 1 più la somma per n che va da 2 a più infinito della misura di E con n meno E con n meno 1. Ma adesso applico la proprietà 3.1, quindi qua mi viene la misura di E con 1 più la somma per n che va da 2 a infinito della misura di E con n meno la misura di E con n. Chiaro? Adesso continuiamo. Andiamo a vedere, questa adesso è una serie numerica, chi è la sua somma e il limite delle somme parziali. Andiamo a vedere allora quali sono le somme parziali di questa serie. Allora, se io prendo e con 0 per definizione lo prendo il vuoto, posso anche scrivere che questa è la somma per n che va da 1 a infinito della misura di E con n meno la misura di E con n meno 1. Perché la misura di E con 1 è la misura di E con 1, la misura del vuoto fa 0. Per scriverlo con una formula più... qua vedete, usiamo per l'ennesima volta, ci viene comodo il fatto che per noi n parte, di numeri naturali parte da 1, quindi E con 0 lo posso finire. Ok? Andiamo a vedere, quindi quella è proprio una, adesso è proprio una serie. Andiamo a vedere le somme parziali. S con 1 fa la misura di E con 1. S con 2 fa la misura di E con 1 più la misura di E con 2 meno la misura di E con 1. Questo e questo si toglie e fa la misura di E con 2. In generale, supponiamo per induzione che S con N faccia la misura di E con N. Allora, S con N più 1 a chi è uguale? A S con N più la misura dell'ultimo termine. Ma la misura dell'ultimo termine è la misura di E con N più 1 meno la misura di E con N. Sostituendo il valore di S con N, questo fa la misura di E con N più 1. Quindi abbiamo dimostrato che se è vero che la misura, se S con N sia uguale alla misura di E con N, quindi che cosa abbiamo? Che la misura di E è uguale al limite delle misure di E con N, cioè la somma della serie è uguale al limite delle somme parziali, limite di S con N, e andando a sostituire è uguale al limite della misura di E con N. Questa proprietà si enuncia dicendo che la misura passa al limite sulle successioni crescenti di insieme. Io ho una successione di insieme uno dentro l'altro, la misura dell'unione è uguale al limite delle misure. In questo caso basta fare il limite delle misure. Ecco, una cosa importante è che questa proprietà in generale non vale per le intersezioni. O meglio, vale per le intersezioni, però ci vuole un'ipotesi aggiuntiva. Allora, per far capire perché per le intersezioni la cosa sia un po' diversa, pensate a questo caso qui. Cancello da sopra.
considerate in R2 abbiamo E con N uguale a tutto R cartesiano 0, 1 su N. Cosa è questa? È una striscia. Qui abbiamo 1 su N e questa striscia qua, che la x varia tutto R e la y varia tra 0 e 1 su N. Quindi questa striscia non ha né il lato superiore né il lato inferiore. È chiaro? Quando poi vedremo che c'è la misura di Lebesgue in R2, che coincide con l'area, è chiaro che la misura due-dimensionale di E con N, quanto fa? Secondo voi l'area di quella striscia quanto fa? Quanto può? Più infinito. Perché deve fare più infinito? Perché l'altezza è fissa, la base è lunga, infinito, è tutta la retta. Quindi conviene dei rettangoli di, diciamo, di area grande quando ci pare, no? Perché io, e quindi fa più infinito. Però che cosa succede a E con N quando N cambia? Che E con N è più piccolo. Cioè, se io prendo adesso, che ne so, qua era un mezzo, se prendo un terzo, la striscia si riduce, o no? Si abbassa, perché N aumenta. Quindi questa è una successione decrescente di insiemi. Le successioni crescenti di insiemi si indicano così. Questo vuol dire con N contenuto strettamente in E con N più 1. Come per le successioni monotone, no? Così vuol dire E con N contenuto in E con N più 1. Ma può starci locale. In questo caso abbiamo una successione strettamente decrescente di insiemi. Addirittura. Quanto fa l'intersezione di E con N? L'intersezione per N che va da 1 all'infinito di E con N. Se io faccio un'intersezione di tutte queste strisce, che ci rimane? Allora, c'è una striscia di altezza un mezzo, una striscia di altezza un terzo. No. Neanche. Uno potrebbe pensare alla retta, ma siccome la striscia è aperta, la retta ci sta, ma la striscia iniziale. E quindi che rimane? Il vuoto. Questa intersezione è vuota. Non ci rimane niente. Guardate, un esempio analogo l'avevamo fatto con intersezione di 1 su n senza cartesiano R, no? Zero, intersezione 0, 1 su n, quando facevamo un'intersezione veniva il vuoto. Diciamo, la misura due-dimensionale del vuoto, l'area del vuoto, qualunque misura deve fare 0, che noi abbiamo escluso misure banali. E insomma, questa tende a questa, no, che più infinito non tende a 0. Quindi state attenti che sulle successioni decrescenti di insieme non vale la proprietà che la misura dell'intersezione sia uguale al limite delle misure. In generale, in realtà basta poco a farla valere, cioè basta che un elemento della successione abbia misura finita. Ok? E questo adesso lo dimostriamo. Quindi, proprietà 5. Abbiamo E con N
una successione di insiemi misurabili, poi sappiamo che e con n contiene e con n più 1 per ogni n, e poi supponiamo che la misura, adesso guardate, prima quando ho fatto l'esempio parlavo della misura di Lebesgue, era m2, era l'area, questa è di nuovo una misura generale mu. Supponiamo che mu di e con 1 sia finita, non è proprio necessario farlo con e con 1, basta che ce ne sia uno che abbia misura finita, ok? Chiaro che se funziona con 6 con 7 c'è cioè misura finita, lo fa da 7 in poi, tanto l'intersezione da 1 in poi, l'intersezione da 7 in poi vista questa condizione è la stessa, ok? Però per comodità prendiamo il primo elemento della successione con la misura fi. Allora se faccio la misura dell'intersezione degli e con n, questo è uguale al limite delle misure degli e con n. Quindi vale anche qui, posso passare al limite. Quindi posso passare al limite sulle successioni crescenti di insiemi, posso passare al limite sulle successioni decrescenti di insiemi, ma a patto che uno degli insiemi abbia misura finita. Allora, la dimostrazione qua è banale, però vedete, la dimostrazione, io ho sempre detto, ripeto sempre e ribadisco un'altra volta, che sono più importanti le definizioni, sono più importanti gli enunciati e sono meno importanti le dimostrazioni. Cioè le definizioni, sapere le definizioni ci dicono che sappiamo almeno di che stiamo parlando, sapere gli enunciati ci dice che almeno sappiamo quello che stiamo affermando, che stiamo dicendo, poi lo sappiamo pure dimostrare. Però le dimostrazioni sono importanti nel senso che fanno capire perché ci vuole questo, fanno capire il perché. Allora, qual è questo perché? Allora, se io devo fare, andiamo a fare l'intersezione non di tutti, ma solo fino a K degli e con n. Questa è e con 1 intersecato e con 2 intersecato e con 3. Allora, io questa la posso scrivere come se io prendo e con 1 meno e con 2 e faccio e con 1 meno questo, chi viene? Allora, e con 1 e con 2 viene con 2, è come se fosse una differenza, questa è una vera differenza, meno meno, questo e questo se ne va e diventa e con 2, quindi questo fa e con 2. Ma se ci tolgo anche e con 2 meno e con 3, chi fa? Fa e con 3 e così via. Quindi posso dire in generale che quell'insieme lì, l'intersezione per n che va da 1 a k degli e con n è uguale a e con 1 meno l'unione per n che va da 1 a k di a k meno 1 di e con n meno e con n più. Allora vediamo un po', se ci metto k uguale a 1, questo pezzo non c'è perché andiamo da 1 a 0 e sta a posto. Se ci metto k uguale 2, qua andiamo da 1 a 1, quando ci abbiamo e con 1 meno e con 2, con 1 meno e con 1 meno e con 2, fa 2. Quindi si vede. Chiaro? Adesso questa è un'unione. Quindi io posso, intanto posso scrivere che questa misura
l'intersezione per n che va da 1 a k di e con n, questo è uguale alla misura di e con 1 meno la somma per n che va da 1 a k meno 1 della misura di e con n meno la misura di e con n più 1. Ok? Qua sto applicando il fatto che questo è un'unione disgiunta. Allora, se faccio l'intersezione di tutti, posso scrivere che la misura dell'intersezione per n che va da 1 a infinito di e con n è uguale alla misura di e con 1 meno, qua mi verrebbe la misura di un'unione infinita crescente, che mi fa la somma per n che va da 1 a infinito della misura di e con n meno la misura di e con n. A questo punto le somme parziali di questa serie sono queste, e qua se andate a fare la somma viene la misura di e con n più 1, fate tendere n a infinito, questo qui è uguale al limite su n della misura di e con n. Per quale motivo ci vuole l'ipotesi che questa misura sia finita? Altrimenti sia qui ma anche qui non funziona, perché mi trovo infinito meno infinito, e infinito meno infinito sapete che non si può fare una forma indeterminata. Quindi il tutto funziona perché tutti questi numeri qua, questi numeri qua e questi numeri qua sono tutti finiti. Se diciamo facciamo un insieme di misure infinite non possiamo concludere nulla. Quindi qua si vede bene perché ci vuole quell'ipotesi. Ci vuole perché sennò sto ragionamento non funziona. Quindi noi ci siamo ricondotti, siamo passati dalle successioni decrescenti, facendo il complementare rispetto a e con 1 alle successioni crescenti, ma ci è servito questo e con 1 di misura finita, perché altrimenti le cose non funzionano. Ok, va bene. Abbiamo chiarito queste proprietà elementari della misura, quindi le ricapitoliamo brevemente. La misura del vuoto fa sempre 0, perché l'unica misura per cui questo non è vero è la misura che fa sempre infinito e non ci interessa, la scartiamo, quindi la misura del vuoto fa sempre 0. Poi la misura di un insieme più grande è più grande, la misura passa al limite sulle successioni crescenti di insiemi. Ecco, un'altra cosa che possiamo dire più in generale, chiamiamola proprietà 6, 6 e 6 primo, se prendo e con n contenuti in sigma, allora posso dire che la misura dell'unione per n che va da 1 all'infinito di e con n è minore o uguale della somma per n che va da 1 all'infinito di mu di e con n. Questa si chiama subadditività numerale. Quindi più in generale la misura è numerabilmente additiva,
se gli insiemi sono disgiunti, e se non sono disgiunti è banale, è subadditiva. La disuguaglianza vale sempre, perché se vi ricordate, quando vado a fare la somma dei primi k, la misura di con 1 e con k era uguale alla misura di con 1 più la misura di con 2 più la misura di con k meno qualcosa, perché ci sta qualcosa nelle intersezioni, quindi la disuguaglianza vale sempre. E quindi, passando al limite, ottenete questa subadditività numerale. In particolare avete anche la subadditività finita, quindi cioè se sei primo, se abbiamo e con 1 e con k, e con 2 e con k, la misura dell'unione per n che va da 1 a k di e con n è minore o uguale della somma per n che va da 1 a k della misura di e con n. La misura di e con 1 unito e con 2 è minore o uguale alla misura di e con 1 più la misura di e con 2. Questa è la subadditività finita. Quindi, ricapitolando, io allora ho che la misura è una funzione positiva maggiore o uguale a 0, la misura del vuoto fa 0, insieme più grande, misura più grande, è numerabilmente additiva per definizione, è numerabilmente subadditiva in generale, passa al limite sulle successioni crescenti di insiemi, è una funzione crescente di insiemi, l'abbiamo detto, passa al limite anche sulle successioni decrescenti di insiemi quando, sicuramente quando un elemento della successione ha misura finita. Se questo non è vero, potrebbe lo stesso passare al limite oppure no. Per esempio, prendete una successione, invece di fare r cartesiano 0 1 su n, fate r cartesiano meno infinito 1 su n. Quindi invece di fare l'intersezione di strisce, supponete che quelli siano dei semispazi che arrivano da meno infinito nella y fino a 1 su n. Quando fate l'intersezione di tutti quanti non mi rimane il vuoto, che rimane tutto il semispazio da 0 in giù. E in quel caso, per esempio, passa al limite sulle successioni di crescenti insiemi, perché avete il limite di infinito uguale a infinito. Quindi, come al solito, quando le ipotesi sono soddisfatte, la tesi è vera, quando le ipotesi non sono soddisfatte, diciamo, non c'è una tesi, quindi la conclusione può essere sia vera che falsa, a seconda dei casi. Però in generale non è vero. Ok, con ciò abbiamo, a meno di cose che mi sono dimenticato, abbiamo completato le proprietà elementari di una misura. Ok? Adesso facciamo una pausa, ma prima di fare una pausa diciamo quello che facciamo dopo, cioè andiamo a definire le funzioni misurabili e gli integrali delle funzioni misurabili. Guardate che il procedimento di definizione sarà più facile di quello di Riemann. Sarà più facile di quello di Riemann. Ok? Perché dobbiamo fare, diciamo, soltanto un estremo superiore invece di fare estremo superiore, estremo inferiore e verificare la coincidenza. Il difficile invece è fare poi tutti i teoremi. Alcuni teoremi sono pure facili, quelli che andremo a vedere, diciamo, la terna di teoremi Beppo Levi, diciamo, Beppo Levi, lemma di Fatou e la convergenza dominante sono pure facili. Il problema è capire quali sono le funzioni misurabili, non è così facile come nel caso di Riemann. Là gli esercizi si fanno un po' intricati, però vedremo che sarà, diciamo, poi la fine del mondo, si capisce. Se uno lo vuole capire, lo capisce benissimo. Vabbè, facciamo una piccola pausa.